Ogni giorno entriamo in contatto con innumerevoli microrganismi diversi, in grado, in condizioni adatte, di sviluppare patologie anche mortali, eppure sopravviviamo la gran parte di questi incontri. Allo stesso tempo, sviluppiamo autonomamente delle cellule anomale, potenzialmente in grado di generare dei tumori. Tuttavia, essi non si sviluppano con tale frequenza. Perché ciò accade? Il merito di questa difesa è per la gran parte del sistema immunitario, una complessa rete che dipende per la sua gran parte dai leucociti o globuli bianchi. Cellule prodotte essenzialmente a livello del midollo osseo e che attraverso il torrente ematico raggiungono tutto il corpo. Prima di analizzare il sistema immunitario, conosciamo meglio da vicino gli agenti infettivi, ovvero tutti quei microrganismi, quindi virus, batteri, funghi e parassiti, che possono interagire con l'essere umano. I virus sono microrganismi più piccoli, dai 5 ai 100 nanometri, e sono patogeni endocellulari obbligati, ovvero non sono in grado di replicarsi autonomamente, ma hanno bisogno degli organelli di una cellula ospite per farlo. Essi possono uccidere direttamente le cellule o indurre una risposta immunitaria che uccida la cellula infettata. Più grandi dei virus sono alcuni batteri intracellulari, come i micobatteri, classe a cui appartiene l'agente eziologico della tubercolosi, ad esempio, così come alcuni parassiti intracellulari, come il plasmodio responsabile della malaria. Essi possono uccidere la cellula infettata o direttamente o tramite la produzione di tossine. Salendo sulla scala di grandezza, troviamo i batteri extracellulari e i funghi, che crescono al di fuori delle cellule dove rilasciano le tossine dannose. Infine, i parassiti più grandi, come vermi o elminti, agiscono danneggiando il tessuto che infettano, formando o depositando cisti al suo interno. Non sempre però il rapporto che gli agenti infettivi instaurano con l'essere umano produce un danno, perché in base alla loro relazione possono comportarsi da patogeni o da commensali. I patogeni sono i microrganismi dannosi, che come tali stimolano una risposta immunitaria che ha lo scopo di rimuoverli. I commensali invece convivono con l'essere umano in alcuni distretti del corpo, come intestino, pelle, senza provocare però alcuna malattia o alcun vantaggio. Infine ci sono i simbionti, che aiutano il nostro organismo in alcuni processi cruciali, come la digestione dei nutrienti, lo sviluppo dell'immunità delle mucose. L'insieme di tutti questi batteri non patogeni è chiamato microbiota, e sicuramente quello intestinale è quello più importante studiato. Attenzione! Un microrganismo commensale può comportarsi da patogeno se le condizioni lo favoriscono. Prendete ad esempio il Clostridium difficile, un batterio commensale dell'intestino. Esso, in seguito all'assunzione di terapie antimicrobiche che alterano la composizione del microbiota intestinale, può prendere il sopravvento e moltiplicarsi in maniera spropositata, dando una patologia nota come colite pseudomembranosa. Torniamo adesso al sistema immunitario, o più semplicemente all'immunità. L'immunità è una complessa rete di risposte biologiche che coinvolgono sia cellule immunitarie, quindi globuli bianchi, ma anche cellule non immunitarie e vari mediatori solubili nei liquidi biologici. Da un punto di vista molto generale, possiamo parlare di immunità innata e immunità adattativa. La prima agisce prontamente, montando una risposta immediata, specifica, però per contrastare l'agente patogeno il più rapidamente possibile. Nel frattempo, qualora i sistemi innati non siano sufficienti, subentra l'immunità adattativa, alla quale l'immunità innata prepara il campo. L'immunità adattativa necessita quindi di alcune ore, ma è specifica per il patogeno e può durare per settimane. Infine, al termine dell'infezione, alcune cellule del sistema immunitario vanno a formare la memoria immunologica, che può durare anche per l'intera vita dell'individuo e consente al soggetto di montare una risposta più rapida ed efficace in caso di reincontro del patogeno. Proprio sul concetto di immunità immunologica si basano i vaccini, importanti strumenti di prevenzione delle malattie infettive. Va precisato che questa distinzione tra immunità innata e adattativa, per quanto molto utile per chi si approccia alla materia per la prima volta, è però abbastanza esemplificativa ed essi in più punti si incrociano, si sovrappongono e soprattutto si influenzano. Come anticipato poc'anzi, l'immunità innata comprende tutti quei sistemi molto primordiali ed ancestrali in grado di dare una risposta molto generica da specifica nei confronti di un patogeno. Pur nella sua specificità, l'immunità innata è fondamentale per almeno due motivi.
fornisce una prima risposta in attesa che l'immunità adattativa specifica entri in gioco e prepara il campo all'azione dell'immunità adattativa e la sostiene in vari modi che analizzeremo. Il primo vero meccanismo di immunità innata è dato proprio dalle barriere anatomiche e fisiche, come la pelle o le mucose, che prevengono l'ingresso di patogeni. Questo rientra nelle strategie di prevenzione del nostro organismo, tesa ad evitare l'ingresso dei patogeni. Una volta saltato il meccanismo di prevenzione, l'organismo mette in atto una strategia di resistenza ai patogeni, cercando di eliminarli. Questo processo coinvolge dapprima dei sistemi preformati dell'immunità innata, come i peptidi antimicrobici, che normalmente sono presenti nei tessuti umani, oppure il sistema del complemento, un insieme di 30 proteine solubili del sangue in grado di aiutare l'organismo a riconoscere ed eliminare i batteri. In parallelo si attivano le cellule dell'immunità innata, che subentrano per aiutare l'eliminazione del patogeno e per intervenire qualora i sistemi preformati non siano in grado di risolvere il problema. Analizziamo più da vicino le cellule dell'immunità innata. I globuli bianchi sono le cellule principali del sistema immunitario. Si tratta di una vasta famiglia di cellule, profondamente diverse tra loro per forma e funzione, che tuttavia derivano da un'unica cellula staminale pluripotente ematopoietica. Questa cellula, a sua volta, dà origine ad un progenitore comune mieloide e ad un progenitore comune linfoide. Dal progenitore comune mieloide prendono origine gran parte, ma non tutte, delle cellule dell'immunità innata. I granulociti, neutrofili, eosinofili e basofili, i monociti, da cui originano una gran parte dei macrofagi, i mastociti e la gran parte delle cellule dendritiche. Dal progenitore comune linfoide, invece, hanno origine i linfociti B e T, che esamineremo nell'immunità adattativa, e le cellule linfoide innate, di cui fanno parte le cellule natural killer, che invece svolgono un ruolo nell'immunità innata. Anche in questo caso, preme fare una precisazione. Parlare di cellule dell'immunità innata e cellule dell'immunità adattativa è una semplificazione e ognuna di queste cellule influisce in misura diversa in entrambi i tipi di immunità. Prima di analizzare le cellule mieloidi dell'immunità innata vanno chiarite due definizioni fondamentali, il concetto di fagocita e il concetto di cellula presentante l'antigene. Un fagocita è una cellula la cui funzione principale è quella di endocitare patogeni o loro componenti per poterli degradare e distruggere. Una cellula presentante l'antigene, invece, una cellula APC, è una cellula la cui funzione principale è quella di internalizzare componenti dei patogeni, con lo scopo però di esporli sulla membrana e stimolare l'attivazione dei linfociti. Gli APC sono quindi fondamentali per iniziare la risposta adattativa. Le componenti esposte sono chiamate antigeni, perché in grado di generare appunto una risposta adattativa. Fagociti e APC non sono due gruppi distinti di cellule, e questo appare abbastanza scontato, perché una cellula che fagocita un patogeno può esporre alcune delle sue componenti per attivare l'immunità. Tuttavia, come vedremo, alcune cellule sono specializzate per svolgere preferenzialmente l'attività di fagocitosi, mentre altre svolgono essenzialmente da APC. Con questa distinzione in mente, nell'ambito delle cellule che derivano dal progenitore comune mieloide e importanti per l'immunità innata, troviamo macrofagi, granulociti, mastociti e cellule dendritiche. I macrofagi sono cellule ubiquitarie, presenti in tutti i tessuti dell'organismo. Essi possono raggiungere i tessuti o durante lo sviluppo embrionale o differenziarsi i macrofagi dai monociti del sangue una volta che questi raggiungono il tessuto. Sono cellule che vivono a lungo e sono essenzialmente fagociti. Sono poi fondamentali nell'orchestrare le risposte innate e adattative. I granulociti, anche detti polimorfonucleati, in virtù della lobatura del loro nucleo, assumono nomi diversi a seconda del colore che i loro granuli assumono quando preparati con comuni coloranti istochimici. I neutrofili sono sicuramente i più importanti e numerosi tra i granulociti. Al contrario dei macrofagi, vivono solo a pochi giorni, ma anch'essi svolgono essenzialmente funzioni di fagociti e sono particolarmente importanti per le risposte contro i batteri. Eosinofili e basofili, invece, sono, assieme ai mastociti, cellule che svolgono un ruolo minore nella difesa antibatterica, mentre sono essenziali nelle risposte allergiche e nella risposta ai parassiti. Le cellule dendritiche, chiamate così in virtù delle numerose diramazioni del loro citoplasma, sono le cellule più recenti ad essere state scoperte.
Anche esse sono fagociti e svolgono abbondante macropinocitosi, ovvero riassorbimento di liquido interstiziale di tessuti per individuare patogeni o loro componenti. Le cellule dendritiche sono gli APC più importanti in grado di attivare efficacemente gli linfociti T ed avviare le risposte adattative. Sebbene implicate principalmente nelle risposte adattative, le cellule linfoidi comprendono anche i linfociti dell'immunità innata. Linfociti che non possiedono la capacità di riconoscere specificatamente un antigene, ma che svolgono un'azione innata. Le più conosciute tra le ILC sono le cellule natural killer, cellule molto grandi, fondamentali nella risposta innata contro i virus. A questo punto però una domanda sorge spontanea, ovvero come fanno queste cellule a riconoscere una vasta gamma di patogeni pur nella loro specificità? Questo riconoscimento è possibile perché queste cellule hanno selezionato, nel corso dell'evoluzione, dei recettori in grado di riconoscere delle strutture molecolari, quindi dei pattern molecolari, tipiche di gran parte dei batteri. Ad esempio, il lipopolisaccaride della parete batterica non è specifico di un solo tipo di batterio, ma di un'intera classe di batteri molto diversi tra di loro. Questi recettori si chiamano recettori per i pattern dei patogeni, per semplicità di narrazione, PRR, e sono presenti a vari livelli nelle cellule di cui abbiamo parlato, nella membrana, nel citoplasma, nelle vescicole endocellulari. I PRR sono in grado di riconoscere, appunto, i pattern molecolari associati ai patogeni, per semplicità, PAMPs, tra cui il già citato LPS, ma anche una vasta rete di altri pattern microbici di cui parleremo. Inoltre, i PRR sono in grado di riconoscere anche i pattern molecolari associati al danno, DAMPs per semplicità, ovvero delle molecole tipicamente intracellulari che, se rilasciate all'esterno, sono indice di un danno cellulare, un esempio la molecola di ATP. Una volta attivati, questi recettori attivano una risposta nella cellula che porta a due effetti. Il primo, se possibile, uccisione e rimozione dello stimolo. Il secondo, rilascio di mediatori che hanno il compito di propagare e sostenere la risposta immunitaria. Per svolgere quest'ultima funzione, le cellule dell'immunità innata producono le citochine, ovvero proteine in grado di influenzare il comportamento di altre cellule, immunitarie e non. Le citochine sono responsabili, ad esempio, della retrazione delle cellule endoteliali durante un'infezione, con un aumento della permeabilità dei vasi e maggiore fuoriuscita dei globuli bianchi nei tessuti per combattere l'infezione. Tra le citochine troviamo una categoria particolare, le chemochine, una classe di circa 50 elementi in grado di attirare degli elementi cellulari specifici in una sede per poter amplificare la risposta immunitaria. Cellule dell'immunità innata, citochine, chemochine e altri mediatori presenti nel luogo dell'ingresso del patogeno determinano dei cambiamenti nel microambiente a cui si fa riferimento, spesso con il termine di infiammazione. L'infiammazione è caratterizzata da quattro caratteristiche cliniche: calor, dolor, rubor e tumor, ovvero calore, dolore, arrossamento e rigonfiamento. Dato che queste quattro condizioni sono spesso determinate in gran parte dai neutrofili e da monociti, spesso ci si riferisce a queste come cellule infiammatorie. In conclusione, il sistema immunitario consiste sia in meccanismi innati che adattativi. I meccanismi innati coinvolgono sia le cellule che i mediatori solubili, con l'obiettivo finale di creare un'infiammazione e preparare il campo all'immunità adattativa. Ciao, grazie di aver guardato il video. Se ti è stato utile, puoi farcelo capire lasciandoci un like o commentando e condividendo il video con i tuoi colleghi, taggandoci sui social magari. Noi siamo un'associazione no profit, ma non ti voglio annoiare con delle info che, se sei curioso, puoi andare a leggere anche sul nostro sito web. Se vuoi contribuire però alla realizzazione di altri video come questo, potresti pensare di supportarci su Tp con un piccolo gesto. Grazie.